Carissimi amici del canale YouTube Dentro la Notizia, la resistenza alla dittatura si attua prima di tutto con un'informazione intelligente. Medici che realmente si prendono cura dei pazienti, autorità locali che sono al servizio dei cittadini, pool di avvocati a livello internazionale e forze dell'ordine. Tutti quanti con un unico desiderio, riprenderci i diritti costituzionali di cui siamo stati privati. Ho il piacere di comunicarvi che la chat dedicata alle forze dell'ordine italiane a tutela della Costituzione può contare oggi 183 membri. Un buon successo visto il poco tempo in cui è stata aperta. In tutto il mondo le forze dell'ordine si stanno unendo mosse da analoghi motivi. Sentiamo ora qualche veloce aggiornamento da alcuni avvocati e soprattutto non dimentichiamo che una nuova Norimberga attende chi si è macchiato o si macchierà di crimini contro l'umanità. Buonasera ragazzi, sono contento di potervi presentare al nostro gruppo dei cittadini in uniforme, tre avvocati italiani con cui ho fatto un po' la consulta su varie domande che ci hanno fatto nel canale. Da prima vi presento la famosa Linda Corrias, il famoso Francesco Schiffo, e Roberto Zappia di Milano. È consigliabile, a chi lo vuole, chi ha la necessità di farlo, di esprimersi in pubblico o di parlare in pubblico, per esempio su una manifestazione. Assolutamente sì, anche perché abbiamo tutti un dovere, direi, divulgativo. Però l'attenzione è quella che venga fatta il proprio eventuale video, la propria comunicazione come privati cittadini e quindi sicuramente le forze dell'ordine in borghese e non condivisa. Pur nell'eventuale video dichiarando di appartenere alle forze dell'ordine. Okay. Abbiamo prima parlato un po' di noi, se qualcuno di voi sente la necessità di farlo, per favore rivolgersi a me, io lo metto in contatto con l'avvocato nella vostra zona, ok? Perfetto. Poi la terza domanda, o piuttosto un suggerimento che vi risponde Francesco, è la causa in Corte di Giustizia degli avvocati Renate Holzeisen, che oggi non c'è qua, di Linda e di Francesco. Francesco, parlaci un po' di questa causa, di che va? Sì, allora dunque noi abbiamo fatto insieme all'avvocato Holzeisen una serie di cause davanti alla Corte di Giustizia europea nelle quali abbiamo impugnato le autorizzazioni dei sieri utilizzati per i vaccini Pfizer, AstraZeneca, Moderna e anche impugneremo Johnson & Johnson. Sostanzialmente la motivazione dell'impugnazione sta nel fatto che a nostro modo di vedere, sulla base della documentazione che abbiamo prodotto, non risultano seguite correttamente le procedure previste dai regolamenti europei per l'approvazione di questi medicinali. Perché dico che dobbiamo prenderci noi la responsabilità? Perché è chiaro ormai, dopo oltre un anno dalla narrativa, da un'emergenza dichiarata tale, sulla base di dati non nostri o sulla base di dati occultati, è ovvio che qui non c'è l'intento di volere e creare il nostro bene. Quindi, non solo per questo, ma bensì per tante buone ragioni, noi ci troviamo a indagare e ad avere il dovere di denunciare dei possibili crimini. E dico possibili per non sporcarmi, ma la possibilità e la concretezza, nella misura in cui vengono a mancare tante vite, tante persone soffrono, tante attività chiudono, tanti bambini vengono vessati in scuole lager, dove neanche i provvedimenti riescono a liberarli dalle mascherine, dove a taluni vogliono imporre il plessiglass oppure i tamponi, ovvio è che non vogliono il nostro bene. Quindi, mi richiamo a quanto ha detto il collega Nino Moriggia. Ogni fatto va denunciato, è vero, è il momento della carta bollata, non va più tollerato niente e bisogna capire che non bisogna in nessun modo
dare la possibilità di accettare ulteriori vessazioni e ulteriori crimini a livello nazionale e sovranazionale. Davanti a tutti questi crimini è ovvio, verrà necessariamente il momento di una nuova Norimberga. Le forze dell'ordine non devono più ottemperare gli ordini illegittimi e lo stanno comprendendo, perché alla fine ognuno di loro ha una famiglia, ha un figlio, ha un parente e sta iniziando a rendersi conto che non è più semplice neppure il loro lavoro, non è più uno stipendio fisso, è prendersi in carico la responsabilità non solo di tener fede alla Costituzione, ma non solo, di tener fede alla propria umanità, alla propria dignità e svolgere la loro professione davvero sostegno dei cittadini, davvero fratelli, non sono i nostri nemici. Se avessero applicato queste misure per sgominare la criminalità organizzata, lo spaccio, la violenza, saremmo un paese immacolato, sarebbe il paradiso. Noi dobbiamo vedere i droni che inseguono chi fa jogging, ma stiamo scherzando? Basta, verrà veramente il momento di una nuova Norimberga. Ora ognuno di noi faccia i propri passi e non ne faccia più passare neppure una, mi raccomando. Grazie. Tutti in procura. Anche oggi valuteremo che passi suggerirvi. Per talune identificazioni che non è detto siano state proprio in linea con ciò che andava fatto dal momento che questa manifestazione è autorizzata ed è legittima. In ogni caso, grazie a tutti voi ancora. Grazie a te! Grazie, grazie Linda, grazie mille. Se avete delle domande, contattate a me e vi rispondo. Vi prego scusa se non rispondo subito, però ci sono tante domande, anche tante attività, quindi ci metto un po', però cerco di non dimenticare nessuno. Ok, detto questo, vi mandiamo un abbraccio, stateci bene. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao. Buona serata. Carissimi amici del canale YouTube Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che aiutate con le vostre donazioni la libera informazione a tutela del popolo. Senza il vostro aiuto, di cui vi siamo profondamente grati, non potremo crescere e migliorare il nostro servizio informativo. Chi fosse interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarci tramite le mail in descrizione. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video, potete iscrivervi al canale, mettere un like, attivare la campanella e condividere i video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince! Un abbraccio dal vostro Robin.